Buongiorno Topolino, dove vai tu, Olivietta? Dove va Olivietta? Dove va? Vieni qua, Topola! Oh, ok, ciao. Se mi sta facendo stretching, sta facendo stretching, Sammy? No, no, quello è il cellulare della mamma, non si tocca. Altro po' di stretching. Sei ridicolo, lo sai? Dai, buongiorno con la mamma. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Primo giorno di nuovi allenamenti. Avrei dovuto iniziare ieri a farli, però non c'avevo voglia. Quindi 10 mi sono fatta questo mini calendarietto sfigatissimo. E mi piace. Come primo giorno di questo nuovo allenamento e piuttosto dell'altro, molto piuttosto dell'altro. L'altro era da un bel po' di tempo che avevo iniziato a farlo, quindi ormai era diventato, non dico facile, però riuscivo a farlo tranquillamente. Sarà una giornata bella lunga anche questa, bella interessante. Anche oggi, perché anche nell'ultimo vlog mi sa che abbiamo fatto il lookbook, lo stesso giorno che abbiamo girato il vlog, e anche oggi facciamo un lookbook, ne abbiamo in mente 6. E sono tutti e sei molto 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 diversi tra di loro, sia per quanto riguarda lo stile che le location. Quello di oggi lo andiamo a fare a Milano, in una zona particolare di Milano, non in centro, oggi pomeriggio. Quindi sostanzialmente quello che devo fare stamattina è preparare tutto quanto per il lookbook. Sono abbastanza indietro coi tempi, ovviamente, come sempre. Di nuovo. Oh, che buio che c'ho qua. Ieri sera mi sono fatta questo impacco. Da quando mi sono fatta bionda sto cercando di prendermi cura dei miei capelli con qualche maschera, qualche impacco a base di olio di cocco, che è straordinario, specialmente se appunto vi tendete un po' a trattare i vostri capelli, quindi tra tinte, phon, cose del genere. L'olio di cocco aiuta tantissimo a idratarli, a renderli più morbidi, a nutrirli. L'ho messo principalmente sulle punte e un po' sul resto dei capelli, un po' meno. Perché ho soprattutto bisogno sulle punte. Andrea. Pronto? Sì? Ma è strano perché oggi non c'è il mercato. Domani sera c'è la notte rosa. Sarà meglio non spostare la macchina domani. Che dice Temi? Semi continua a stiracchiarsi. Continua a ammulare me. Mi vede fare stretching e lo fa anche lui. Vediamo. Semi? Andiamo, Sammy? È lì. Andiamo? E niente, lui continua a fare stretching. Non si è accorto? No, continua a fare stretching. Un cane sportivo. Ok. Va bene. Ciao. Questione tempo che sta facendo letteralmente sbroccare tutti quanti. Quest'estate non arriva più. Dovrebbe essere buono oggi, anzi addirittura dovrebbe essere 6 oggi pomeriggio. Sto continuando a controllarlo perché sarebbe un grosso problema se si mettesse a piovere, però danno bello. Sole, Milano, sole, più o meno 26-27 gradi, quindi dovrebbe andare tutto bene. Tra l'altro, una delle mie cognate, entrambe sono incinte e entrambe hanno il termine una tra una settimana e l'altra a fine mese, però poi non si sa mai, nel senso che potrebbe anche nascere prima. Spero che non succeda oggi, perché appunto siamo a Milano e sarebbe un po' difficile riuscire a tornare in tempo all'Odi, quindi spero che non sia oggi, o almeno non oggi pomeriggio. Oh. Che succede? Che succede qua? Perché litigate? Soprattutto tu perché stai lì così? Cosa ci fa questa codina qua? Questa codina qua, ritirarla per favore.
Sentivo Olivietta lamentarsi. Eccola. Eccola lì, Topolina, tutta schiacciata. Tutto bene lì dentro? Tutto bene? Lo so. Buonanotte. Cane a posto, allenamenti fatti. Adesso basta perdere tempo. Doccia. Tacchino per i topolini. Super tacchino, glielo volevo fare con... praticamente faccio lessare il tacchino e le carote tritate. Poi dopo frullo tutto, perché sennò loro a mangiarlo a pezzettoni si ingozzano. E per noi, visto che non c'è assolutamente tempo, invece ho appena acceso il forno e andiamo di una tristissima pizza surgelata. No, che tristissima, a me piace una cifra, visto che non c'è tempo è la scelta migliore. E niente, vero Topi? Avete fame, amore? Hai fame? Hai fame, tesoro? Oh, madonna. Sì, loro ronzano qua in cucina perché è il momento di fare la pappa, vero? Adesso mangiate, tranquilli, adesso si mangia. Tadam! Farcita con olive, capperi, origano e olio d'oliva. Buona. Proviamo a prendere un pezzettino di pizza, la crosta, un pezzettino per Olivia. Un pezzettino. Tieni, amore. Qua, semi. Tieni. Pepper, il caffè. Dopo lo specchio. Quasi pronta. Faccio vedere cosa ho scelto di portarmi dietro. Non tutto questo, qualcosina. Spero di riuscire questa volta a cambiarmi il rossetto. Sarebbe molto carino. Leggevo tra i commenti sotto il primo lookbook. Sarebbe molto carino cambiare anche il make-up, adattarlo ai diversi outfit. Però è molto difficile perché lo registriamo per intero in un pomeriggio, quindi, e siamo fuori. Quindi riuscire a struccarti, ritruccarti richiede tantissimo tempo e fuori è veramente difficile. Quindi ho pensato di portarmi dietro 3-4 opzioni di rossetti e cambiare almeno rossetto. Uno, questo classico nude. E per il resto volevo qualcosa di rosso. Stavo pensando di portarmi dietro un lip gloss da mettere sopra un rossetto, e anzi non un rossetto, stavo pensando di portarmi dietro questo, dire il vero, come rossetto. Me li hanno mandati un bel po' di tempo fa, sono della Maybelline, credo che si chiamino Color Show, Color Drama, non lo so, ne ho provati solo due, questi due aperti, e mi piace tantissimo il fatto che sia totalmente opaco, quindi questo potrebbe andare molto bene. O metto solo lui così rimane bello opaco, o ci aggiungo uno di questi lip gloss. Questi invece sono quelli che ho già su, questa matita di Urban Decay della collezione Gwen Stefani, quella nude, e sopra ho messo Teddy Velvet della MAC e Creme de Nude solo nel centro delle labbra per renderlo un po' più voluminoso. Terza opzione, uno di questi tre, quindi un nude, un rosso e bordeaux. Sì. Questa volta il fondotinta dovrebbe essere abbastanza giusto. Forse addirittura anche un po' più scuro, forse ho esagerato col bronzer. Sono andata a prendere il NC30, sempre lui, della MAC. Con la bronzatura NC25. Non andava più tanto bene. Mi mettevo quello, che è troppo chiaro per la carna gialla adesso io, e sopra abbondavo col bronzer. Perché non ci fosse quel trattino maledetto. Solo che mi sei esagerato oggi. Ma non c'è tempo, quindi va bene così. Per il resto del make-up, siccome sono outfit diversi, devo sempre fare qualcosa che vada bene un po' per tutto quanto, e quindi questa volta ho deciso di andare un po' meno leggera di quello che ho fatto in quel lookbook. Super contorno occhio, super contorno nero dell'occhio, eyeliner, e qua sfumato un pochino con l'ombretto nero, e non ce la posso fare perché siamo di frettissima, non so neanche io cosa sto pensando. Illuminante, il rossetto nude, bronzer, blush e basta. Questo è tutto. Adesso devo andare. In realtà devo solo vestirmi, perché per il resto è già tutto qui dentro. Lì ci sono i vestiti e
e ci sono le scarpe. Vuole sole a Milano. Wow. Grazie Dio. Speravo che ci fosse bene. Fa un po' troppo caldo per i miei gusti. Per me invece si sta benissimo. No, no. Ci sono 27 gradi. Cioè, appunto, sto già facendo le cozze. Dobbiamo passare a prendere. C'è una signora. Salve, grazie. Signora c'è una signora che fa i complimenti. E ok, sì, dobbiamo passare a prendere degli oggetti di scena, diciamo. Sì, sì. In un negozio in via Fulvio. Testi. Testi Fulvio. E sì. Abbiamo già chiamato, sono aperti, hanno questi oggetti e oh mio Dio, saranno qualcosa di spettacolare all'interno del video. Sarà completamente diverso questo lookbook. Come vi dicevo stamattina, tutti e sei saranno molto diversi per location, per vestiti, stile, montaggio, insomma. Mm-hmm. Siamo super eccitati. Speriamo di non farci arrestare, ecco. Sì. Speriamo di non farci arrestare. Però dai, non stiamo facendo nulla di niente male, di illegale, assolutamente. Niente di illegale, esatto, però potrebbe essere preso male. Uh-huh. E di sicuro richiama l'attenzione, non va certo inosservata la cosa. Ho letto tutti i commenti sia su Instagram che su Facebook e su YouTube relativi a quel lookbook e ci sono non so quanti complimenti, parole bellissime che ci hanno fatto un sacco piacere, quindi volevo ringraziarvi perché l'ho fatto su Instagram e su Facebook, ma non l'ho fatto qui che è la cosa più, insomma, il video è andato su YouTube, quindi volevo ringraziarvi anche qui su YouTube perché ha fatto veramente troppo troppo piacere ad entrambi e è stupendo fare qualcosa che ti piace, che ti diverte, per quanto impegno possa richiedere. Se a te piace e poi piace anche agli altri, secondo me è una cosa sì, se viene ricambiata, bellissima, è come stupenda. Dire, la passione che ci si mette, l'impegno, dopo dici ok, adesso raccolgo i frutti, no? Sì, vedi che è stato piacere. Apprezzato, che mi fa veramente un sacco piacere. Lo vedrete abbastanza presto perché, anzi lo vedete prestissimo perché questo vlog lo vedrete sabato e il lookbook cercheremo al 99%. Faremo di tutto perché vado online lunedì, quindi sabato e domenica ci metteremo lì con tutto l'editing e il montaggio a montarlo in modo che possa andare online subito. La parte editing, montaggio è una parte che a me personalmente strapiace. Anche perché io ho letto tantissimi complimenti sul montaggio di qua di là. Allora, volevo precisare che praticamente sia quando lo giriamo, sia quando giriamo questa tipologia di video, che quando la editiamo, io praticamente sono il braccio, perché le idee, tutte le cose, i dettagli, tutte quelle vengono in mente a Norina e lei la vuole così durante il montaggio e lei è di fianco a me, che guai a Dio, controlla bene la singola clip, il singolo frame, quindi in realtà la parte creativa vera è sua. Tutta la, non so, le mosse, le movenze durante il video sono cose che normalmente se c'è un, non so, in un lavoro normale ci sarebbe il regista, ci sarebbe lo scenografo che gli dice muoviti così, fai cos'ha, guarda, devi fare. Io non faccio niente in realtà, io non faccio altro che schiacciare rec e limitarmi a fare il mio lavoro, cioè usare bene la camera, ok, ma quello è semplicemente un lavoro. In realtà tutta la parte veramente, le idee, che sono la parte difficilissima, è tutto merito di Norina, questo ci tenevo a dire. Si fa così? Esatto. Sto scherzando, è letteralmente un lavoro di squadra, per chi sta davanti sì, alla telecamera, per chi sta dietro la telecamera, se una di queste due parti, cioè o si è sulla stessa linea d'onda o la cosa non funziona. Ah sì, oppure ci puoi mettere anche giorni, anche se per fare qualcosa di carino, invece noi alla fine esatto. della fiera riusciamo sempre in tempi. Ora è 19:50. Finito! Andrea sta mettendo a posto le ultime cosine. Abbiamo finito molto prima dell'altra volta, perché abbiamo iniziato anche prima dell'altra volta. Oh mio Dio, questa macchina vaporetta. Con gli oggetti che siamo andati a prendere, è andato bene. È andato benissimo, credo che mi sono tipo tutta imbruttata perché era la prima volta che usavo queste cosine e ero anche un po' emozionata perché dicevano che poteva essere pericoloso. Sì, pericoloso. Poi in realtà mi sono divertita tantissimo, non è affatto pericoloso, anzi è molto divertente. Dovrebbe essere venuto molto bene. Mio Dio, e niente. Tesoro, ti sei seduta ancora sui tuoi occhiali. Questi poveretti, per quanto saranno anche in titanio, non vedo niente. Prima o poi non lo so, cedono, non vedo niente. Aspetta che te li pulisco, che sono impacciucati, ma che schifo. Madonna. Cosa dire? Si vede che ogni lookbook deve finire così.
Da McDonald's. Frederico, con un cono, eh. Finisce solo con un cono. E rispetto a tanti anni fa sono molto più bravi. Aspetta, mi sa che perché... tutto, sì. Okay. C'è il Big Tasty? Sì. Ah sì, eccolo là. Oh! Perché di quella schifezza fritta di filet of fish. Resiste. Si inizia una specie di pranzo, merenda, cena. Un lunch dinner. Un linger. Non sembra neanche un McDonald's. Abbiamo anche i fiori. C'è il cono. Quello lì è un limone. Scusa? Milkshake. No, no, è successo altra cosa. Milkshake al cocco. E quella nascosta lì? Succo di nuvole. Perché l'hai nascosta? Per prendere giù lo shake. Solo venerdì. E di cono? Sabato sushi. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro. Domenica pizza. Esatto, è vero, domenica sera andiamo a mangiare la pizza. Domenica sera andiamo a mangiare la pizza davvero. Questo ci riesce. Sta colando tutto. Fa vedere? Io rosso e te rosso. La marena. Un semplice video. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Sì. Eccoli. Eccoli. Ciao. Già, vieni Livietta. A casa. È una cena un po' particolare. Innanzitutto perché l'antipasto qua vedo che è l'anguria, eh? Brava. Tutto al contrario, no? Antipasto anguria. Si inizia dalla frutta e poi si mangia prima sopra. Poi mangiamo l'hamburger di verdure, mm-hmm. La pasta col pesto. Mm-hmm. E al contrario, direi che è lineare. Alle 21:50 ecco. Il criterio è: si inizia a mangiare la cosa più veloce, quella più pronta. Quindi l'anguria, l'hamburger che ci mette 5 minuti e poi la pasta che ci mette 3 minuti, dai, che se in realtà ci mette poco. Allora, io ammetto, non sono nelle migliori condizioni col pantaloncino, ma tu che... Sono a casa adesso! Calzini da renna. Sono blu. Sì, è pessimo. Come fai adesso a mettere quei calzini lì? Io morirei. A casa si fa così. So real. Sì, a casa. Bravo. Oggi faceva caldissimo. Attenzione. Oggi faceva caldissimo, ma... in macchina il brutto vizio di mettere l'aria condizionata a palla. Te l'ho detto, faceva caldo. Ah, non so quanti gradi, 14 probabilmente. Vino! A proposito di topini, nel caso non l'aveste ancora visto su Instagram, sul mio account Instagram, c'è questo video che andrà online credo a breve, non so esattamente la data, ma pochi giorni comunque, sì. Che riguarda praticamente questo film della Universal dedicato alla vita segreta degli animali, cioè cosa fanno gli animali quando i padroni di casa escono. Simile, un po' simile come concetto, no? Al video che avevamo fatto, era un vlog. Sì, però dovevano lasciare con le telecamere nascoste. Tutti quelli che hanno un cane o un gatto, comunque un animale in casa, si saranno chiesti almeno una volta. Io sempre. Cosa sto sempre facendo? Cosa diavolo stanno facendo? E nella mia mente. E non so perché, ma io pensavo che tra di loro interagissero in modo diverso. E questo è il video su Instagram, in caso lo voleste vedere, c'è anche su Facebook con questo cagnolino che lecca lo schermo. Ah no, non lecca lo schermo. Ah sì, lecca lo schermo. E carini, anche il video è molto molto bello che abbiamo fatto con Simone Livietta, le telecamere nascoste. E alla fine però c'è un pezzo di semi. Una cosa che fa semi. Comunque, chi ci segue un po' sa, può immaginare, però è molto bello secondo me. Arietta, perché è troppo tardi per pensare di struccarmi. Niente, a questo punto buonanotte. No, che buonanotte. L'ho suonata di una. Ma anche il momento più importante. Ma anche il commento del giorno, sì. Il commento del giorno. Anzi, ne ho scelti due. Io li sceglievo e tu già stavi chiudendo. Ma tu dovevi scegliere il film. Io ho scelto i commenti del giorno. Questo è semplicemente epico, perché questo è un hashtag che diventerà, penso, il tormentone. Sabrina Ricci scrive hashtag pecorizzati. Ultimo e chiudiamo col commento di Miss Click. Vabbè, siete stati bravissimi, non per la challenge in sé,
ma perché avete una notevole difficoltà in più, tutte le sbalzate dei cani. Mi ricordate tanto me quando mi alleno in casa e faccio esercizi a terra. È vero. Quando c'è il mio gatto che mi cammina sempre sopra e si strofina sulla testa. E alla fine allenamento, col sudore che cola, diventa colla. Diventa un piumino di peli. È vero, anche a me succede così. Soprattutto con sé. È iniziata una giornata, oh mio Dio. Bella intensa, ma sono sicura che verrà fuori qualcosa di carino. In realtà... No. Grandi cose stanno per succedere. Guardami, canale. Gira la telecamera. In realtà, grandi cose succederanno su questo canale. Hai pazzito. Tu adesso scegli il film e assicurati che non sia come ieri, perché oggi non ho fatto altro che pensare a quel film. Ieri abbiamo visto Amy Winehouse, la storia vera, no? È tristissimo, super super triste. Oggi continuavo, mi ha colpito talmente tanto perché è talmente triste quel film, la sua storia, che oggi ogni tanto ci ripensavo, mi veniva una tristezza incredibile, una storia bruttissima. Buonanotte da questo panda, ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte.